Oggi faremo la challenge del mangio solo cibo del colore del mio cappello. Sì! Speriamo che esca il mio colore preferito. No, il mio colore preferito. No, il mio. Ma il mio. Ok, ok, ok. Non litigate, perché tra poco inizierà la prima sfida, quella della scelta dei cappelli. Siete pronte? Sì! Allora, Anastasia, i cappelli sono questo, blu, rosso e viola. Spero di pescare il rosso io, perché la maglietta è rossa. Metti giù la benda e pesca il cappello del tuo colore preferito. Ok. Vado? Sì. Vai! Tocca a Vanessa scegliere o il cappello viola o il cappello blu. Ok. Ok. Questo. Sì, anch'io. Anche la maglietta blu. Quindi, perfetto. Inizia la prima challenge e io sono il vostro giudice. Avete il primo assaggio nascosto sotto il tavolino. Pronti a pescare? Sì. Via! Buoni! Guarda che bel formaggio! Assaggiamo. Mamma mia, che buoni! Non vedo l'ora di assaggiarli. Ma guardate, sono minuscoli! Ragazzi, adesso vediamo queste patatine buonissime che sono le mie preferite al formaggio. Che buone! Sono croccanti, bello, una fame. Ti è piaciuto il primo assaggio? Sì, buonissimo, vedo l'ora di mangiare il secondo, dai. No, per il secondo devi superare la prima challenge. Dovrai soffiare la pallina e riuscire a farla cadere nel bicchiere che tiene Vanessa. Avrai a disposizione 3 tentativi. Pronta? Sì. 3, 2, 1, via! No! Primo tentativo fallito per Anastasia. E secondo tentativo fallito per Anastasia. Ultimo tentativo, Anastasia, concentrati. Concentrati. Brava! Quasi, Anastasia, quasi! Vanessa, sei pronta? 3, 2, 1, via! Oh! Per Vanessa fallito. Vanessa ha adottato una tecnica fantastica e la pallina torna indietro, ma non è caduta. Ma Vanessa è combattiva, non vuole perdere, vuole mangiarsi la sua vittoria. Grandissima Vanessa, grandissima. E Vanessa vince la sua. Vale, ogni cosa la vince lei, Sardegna vince lei ogni challenge. Vanessa, ecco il tuo premio buonissimo. Cosa c'è, Anastasia? La prossima challenge la vincerai tu. Che la sai? Ti prego, come vediamo. Vuoi? Sì, no. Nel disegnare, anzi pitturare, un bellissimo tramonto, indovinate dove? Sul mare. Quindi ok, ho capito. Dovete disegnare una spiaggia, il mare e questo bellissimo tramonto, quello che noi vedremo tra pochissimi giorni. Ma cosa credete? Di avere una tela normalissima? Sì, sì, quella proprio bella.
Esatto, proprio quella. E invece no. In una mini tela dovrete esprimere tutta la vostra creatività. No. Sì. Voi potrei disegnare il mare, il tramonto sulla tomba. Potrei dire. Non è neanche 10 centimetri. Ed ecco la mini tela per Vanessa. Allora, siete pronte? Carissime. Pronti? Sì. Via. Ragazzi, tra poco andiamo al bar e quello che sto per disegnare lo vedrò dal vivo, non vedo l'ora. Così è proprio perfetto. Vincerò ovviamente. Sicuramente. Un pochino qua. Ok. Ma ragazzi, ma voi non avete mai disegnato in una tela così piena? Mi faccio vedere, ho levato, non mi vedo. Vabbè, scrivete nei commenti se avete disegnato in una tela così piccola. È bellissimo però, voglio dire. Credevo fosse più difficile, invece no. È facilissimo. E vincerò sicuramente io. Allora, come va? Bene. Bene, vi trovate bene nella tela piccolina come voi? Io benissimo. Sembrate veramente due pittrici della Francia del 1800. Vanessa, il termine non si dipinge. Vanessa, ti è nato un baffetto blu, ma sei tutta intinta, complimenti. Grazie. Ho un pochino manca invece che pensavo di aver sbagliato. Dovete essere più veloci perché il tempo sta per scadere. No, aspetta, aspetta. Oh, mamma mia. Come sta per scadere? Non sono ancora male. Io sono sola. Giallo e l'altro comunque. È uscito un colore strano. Ho fatto una battuta. Guardate! Non mi sto concentrando. Stiamo passo ciò che vincerò anche questa sfida. Tempo scaduto. Il mio 3. Aspetta. 1 2 e stop! Bravissime! Girate le vostre opere d'arte. Oh, ma che delicatezza! Guardate un po' che meraviglia il disegno di Vanessa, mentre quello di Anastasia. Io ho fatto anche le barche. Oh, ma che carino! Ma scusa, ma mi spieghi un attimino, hai fatto l'alberello? Non capisco, cos'è? Mi spiaggia, amore, hai fatto l'alberello? Spiegaci un po', Anastasia. Allora, il sole. Sì. Poi il mare e le barche. Che belline. Pieno di particolari, ricchi di particolari. Sì. Ah, poco definiti. A me sembra frutta e verdura, te lo giuro. Mi sembra un broccolo. Abbiamo un bel broccolo, una foglia di lattuga. Ma allora, no, nel senso, bello, con molta fantasia, però... Allora, io non saprei, ma dico che, visto che prima hai vinto tu... Vincerò. Quello di Anastasia è ricco di particolari, questa sfida la vince Anastasia! Ma bellissimo, il tuo è molto rilassante, esattamente come te. Belli tutti e due, però facciamo vincere Anastasia perché nella sua fantasia ha disegnato più cose. Adesso mangio fritti pazzi. No, ma io te l'ho dato un Mentos. Non è vero. Sì, già da 3. Io tu mi devi dare. No. Addio. Che buono, ragazzi. Oh, mio. No, vabbè. Ma è diventato arancione. No! Non so. Hai toccato qualcosa? No, io no. Prima non era sporco. Ecco!
Eccole pronte per la terza challenge. Panna in faccia. Per questa sfida avrete 3 tentativi e chi riuscirà per 2 volte a lanciare la panna in faccia all'avversario vince! Anastasia, ma manca questa! Senza di questa il gioco non vale! Ok Anastasia, pronti? Sì. 3, 2, 1! Anastasia prende la prima panna in faccia e Vanessa vince la prima manche. Assaggiare un pochino questa panna perché deve essere buonissima. Che buona! È un peccato che sia finita sulla vostra faccia. Siamo 1-1. Ultima sfida e sarà quella decisiva. Mamma mia ragazzi, quanto buona. Siete pronte per l'ultima sfida? Sì. 3, 2, 1. Perso la sfida e la vincitrice è Vanessa. Vanessa, il tuo premio, una bella rinfrescatina. Questo non avevo da tipo 6 anni. Sì. Questa, ma vabbè, ma così. No. Posso assaggiare? No. Non è un premio, Vanessa. Non è proprio un vero e proprio premio? No, mi piace. Sono di medicina. Di medicina. Dai, facciamolo assaggiare anche ad Anastasia per tutta la panna in faccia che si è presa. Amorissimo. Siamo arrivati all'ultima challenge e in quest'ultima challenge un po' mi ricordo voi due. Non so come mai. Di che cosa si tratta, Anastasia? Dovete pescare più paperelle possibile in un minuto. Abbiamo a disposizione 5 paperelle, quindi chi ne pesca 3 oppure 4, ma almeno 3, ha vinto. Ok. Siete pronte? Sì. Pensi di farcela? Sì. Pescare un tuo sosia? Sosia? Ma sì, per me sembra molto mia mamma, ma questo proprio becco. Allora, sto per avviare il timer di un solo minuto, dovrete essere velocissime. Pronte, partenza, via! Non lo puoi distruggere. Sì? Oddio! Ok. Su, su paperelle, no, su! È il topo! Vanessa prende 2 paperelle, okay. Anche Anastasia, ultima paperella, sarà una lotta difficilissima, io lo so già. Ui! Questa è mamma papera. Gli ami di Vanessa e Anastasia si stanno incrociando. Si spingono l'uno con l'altro. 19 secondi. No, no. Anastasia, non barare, Tempo scaduto. Tempo scaduto. Rimettiamo una paperella lì e vi do 30 secondi per prenderla. Al mio via, Anastasia, al mio via, giù l'amo, mettilo, mettete, appoggiate l'amo qua sul tavolo, via. 30 secondi sono partiti e l'ultima paperella, che non vuole essere. Anastasia, era il destino e Anastasia vince quest'ultima sfida. Anastasia, il tuo premio anche per te. È più buono? Sì. O ha lo stesso gusto dell'altro? Uguale.
sembra giusto. Terrorizzata Vanessa dall'assaggio di questi drink. Niente, Vanessa non li piacciono. Ragazzi, vi rifiuto, ma voglio salutare una nostra fan, una cucciolina, che ha comprato ben 4 nostre nuove unghie. E noi la ringraziamo tantissimo. E questa bambina si chiama Isabel. Un bacione. Cosa state aspettando? Comprate le nostre unghie e utilizzate il codice sconto riscate 10 e avete un kit in omaggio su www.vanityglow.shop. Oggi è il 1° luglio e cosa avevamo detto? No amore, per cortesia, oggi è il 1° luglio, cos'è che avevamo detto? Cosa si iniziava a fare il 1° luglio? Vanessa? Andare a giocare all'escape room. No! Stasera? No! Adesso? Dai, 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 attivate il cervello. Brava, i compiti, i compiti. Ma visto che voglio essere un po' buona... No, vi farò fare i compiti, ma non con le vostre manine normali. Ve li farò fare. Non dirmi con le mani piccole. No, ma bensì con le unghie... lunghe, finte ma lunghe, quindi vediamo se Anastasia sarà in grado di tenere la penna in mano e di fare i compiti. Stavo pensando, però poi ho detto no, non può essere, perché l'anno scorso tu ci avevi fatto fare un video con le unghie finte che dovevamo mettere in scarpe, esatto, ci dovevamo lavare i denti. Ah, ma anche oggi cosa credete? Ma non farete lunghe così? Più o meno. O così. Forse così. Allora, non le abbiamo però le unghie lunghe, quindi corriamo a cercare queste benedette unghie lunghe e torniamo a casa e faremo i compiti e passeremo tutto il giorno con le unghie lunghe. Pronta? No. Siamo arrivati nel primo posto dove spero riusciamo a trovare le unghie lunghe. Andiamo a cercarle? Sì. Qua? Trovate? No, non credo. Non lo so. Ah, non si girano? No. Qua no? Siamo qui. Qua cos'è? No, smalti. Se no possiamo chiedere, ragazze, se ci sono. Infatti, chiediamo? Allora, ci sono soltanto quelle per gli adulti, che però sono grosse, perché non c'è quello piccino. Non c'è quello piccino, come potete ben vedere, sono tutte della stessa misura. Ho capito, a te sì, ma lei no, Vanessa. E quindi andiamo a cercarle. No, no, andiamo a cercarle da un'altra parte. Qui c'è l'Action e secondo me le troviamo. Sì, ma sono quella colla. Ma non solo. Sì. Aveva detto che c'erano solo quelli per gli adulti che erano con la colla. Andiamo al Toys, che credevo fosse chiuso, invece è aperto e lì siamo sicuri di trovarle, giusto? Sì. Erano appese qui quelle per piccine. Adesso le c'è. Eccole. Guarda quante ce n'è, ragazzi, altro che. Io posso fare quelle per... Tu puoi scegliere quelle che vuoi. Quelle per i grandi? No, Vane, sì. Perché poi ti si staccano. Io ragazzi voglio o prendere. No. Hanno le misure troppo grandi, però secondo me. No, io voglio prendere due. Sono tutte belle, sono tutte belle, però ne devi scegliere solo una. Ma non quasi si staccano. Queste sono fighissime. Vane, fai quello che vuoi. L'importante è che te poi ti reggono. Queste sono fighissime, però ho paura che poi non mi piacciono più. Perché non ti devono piacere più? Sono fighissime. Pure queste. Scegliene uno, ce ne sono tante, sono tutte belle. Guarda anche queste con gli arcobaleni, no? Anche questa vuoi fiammina. Guarda anche queste, con la frutta, bellissime, trasparenti con la frutta. Molto belle, molto fresche, molto estive. Sono tutte belle, però ho scelto queste, perché sono fighissime. Davvero? Hai scelto queste? Perché guarda, tanto sono belle, sono anche... Andiamo a vedere cosa ha scelto la Vane. Io queste. Va bene, hai scelto? Andiamo. L'abbiamo fatta, Siamo riuscite a trovare le unghie, bastava venire qua sin da subito. Ma dove sono le unghie? Le ho prese, sono nello zaino. Adesso andiamo a casa a fare i compiti. Sì tesoro, te l'ho sempre detto, basta iniziare 5 pagine al giorno e si arriva a settembre che abbiamo finito il libro. Certo. Allora, ha visto che queste unghie non vanno bene perché hanno la colla, hai voluto prendere quelle da adulta e hai sbagliato. No, no, tu me l'hai detto, vorrà dire che utilizzerai quelle di tua sorella. No. Anastasia, mettiti le unghie e poi dobbiamo andare a fare la spesa. Ok, sei pronta? Sì. Ecco, l'ho messa una. Dai. Allora, scegli. Se vuoi puoi usare quelle di Anastasia. No. Perché? Perché sono grandissime. Non mi stanno neanche. Sì che ti stanno. Allora, la prima l'ho messa io. Va bene. Adesso mettiamo questo.
Cosa stai facendo tu? Stai prendendo la colla? Guarda che poi non riesci più a toglierle. Me ne metto poca. Va bene. Guarda, ancora un po' grande questa. Ma no, Anastasia, sono grandi queste. Usa quelle più piccoline. Sono sformate sulle tue mani. Queste qui, le prime, no? Vediamo un po', wow, amore. Ma non è troppo grossa questa? Ma scusa, usa quelle più piccoline. Secondo me sono più adatte per te. Prima è questa uso. E lei? Va bene. Allora, adesso mi fa un pollice. Va bene. E ta-ta! Mettilo dritto. Oh, ok. Ora le hai messe? Dai, andiamo a fare la spesa. Sei pronta a fare la spesina con le unghie lunghe? No. Adesso quelle di Anastasia alla fine? Sì. Ok. Adesso andiamo a fare la spesuccia e io ti dico cosa devi prendere, e anche a te. Vanessa si sta già dando da fare con le sue unghiette finte. No, Vanessa, calma. No, calmati, anche perché fra 4 giorni ripartiamo. Calmati. Anastasia, la cassa d'acqua. Allora, l'acqua dov'è di qua? Ma guarda! Ammazza, oh! Brava! I pistacchi? Prendili. Non lanciarli però, stacca il sacchetto. Vediamo Vanessa che stacca il sacchetto senza staccarsi le unghie. Come faccio? Guarda, tua sorella lo sta facendo. Stai bene con le unghie lunghe, Ani? Volete le pannocchie? Cosa sono? Quelle da fare alla piastra? No? Non ti sono piaciute? Zucchine a tutto spiano. Sono dietro di te. Ok, tu frutta? Andiamo a scegliere la frutta. Prendi il sacchetto. Devi riuscire a staccare un sacchetto, Dov'è? Qua. Devi tirare con l'altra. No, devi afferrarli questi, se no non riuscirai mai. Hai visto che ce l'hai fatta? Hai ancora tutte le unghie? Sì. Sì? Mi interessa se la mettere quanto? Sì. Ci sei riuscita? Sì, adesso però devo aprire il sacchetto. Che è al contrario in questo caso. Bravissima. Cosa vuoi di frutta? Le banane? Stai cadendo. Cosa fai? È caduto un'unghia. Dove? Scherzo. Ah. Come se la cava? Dove fai? Ne ho preso 6 forse. Va bene. Per 3, 4, 5. Prendine ancora una, dai. Ok, poi non c'è da pesarle qui, quindi mettimele nel carrello. Il sacchetto aperto, devo cambiare mano. Che cosa vuoi prendere? Le banane sono là. Vai a prendere, ma non ci arrivi. Fatele dare dal ragazzo, dai. Vai. Quali vuoi? Quelle che vuoi, dai. Ani, pronto? Dai, prendine un ecco, dai. Grazie. Ok. Tieni. Perdi l'equilibrio oggi. L'altra balla al supermercato. Fantastica. Scendi per favore. Scendi. Dai Anastasia, non riesco a guidare il carrello con te. Scendi. Ok. Vuoi salire? Andiamo a prendere il condiriso per papà, i würstel. E poi andiamo a casa, che dobbiamo fare i compiti. Dai, Wustel, li hai presi? Cosa c'è, Anastasia? Non ti avevamo vista! Hai ancora tutte le unghie? Non le 800 pacchi. Due, basta. Siamo tornate a casa finalmente. Tutte le unghie ci sono? Ti ho fatto lavare le mani? Ti si sono staccate? Fammi vedere. Ok, tu le hai tutte? Ok, volete fare merenda? Tu vuoi far merenda? Allora Vanessa, vai a prendere i libri delle vacanze e inizia solo a fare matematica? Matematica? No. Cosa vuoi fare oggi? Solo matematica? Allora fai 5 pagine di matematica oggi e domani fai... No, facciamo 2 pagine di matematica e 3 di italiano. Come vuoi tu. E domani fai il contrario. Sì. Ok? Vai. Vai a prendere il libro e l'astuccio. Sono anche tu. 5 pagine? Sì, dai. Ma non volevi far merenda? Non hai più voglia? No, faccio dopo. Vuoi farla dopo? Ok. Allora, Vanessa, cosa stai facendo? Stai iniziando i compiti? Sì. Disegna tu qui. Anastasia, guardiamo fino in fondo. Che bellino. Cosa c'è qua dentro? Ce la fai?
un libro, il brutto anatroccolo, poi lo leggiamo, questi, intanto questi libri li portiamo in vacanza. Allora, la prima pagina. Vorrei vedere quante pagine sono nel totale. Questa è la prima. L'ultima, voglio vedere l'ultima, non la prima. Voglio capire quante pagine sono. 128. 128? Le tue pagine invece per ogni 72. Libro? Quante? 72. 72 questo e? 72 uguale. Ah sì? Sì. Ok, sono 144. Quindi, se voi fate 5 pagine davvero al giorno, in un mese, che sono 30 giorni, avete finito il libro. Quindi, oggi è il 1 luglio, al 30 luglio potreste aver finito i compiti delle vacanze. Ah sì? Eh sì, e facciamo tutto agosto senza compiti. Vi dovete veramente impegnare per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Va bene? Sarebbe bello avere tutto agosto libero, giusto? Sì. Ok. Allora, Anastasia, iniziamo con la tua prima paginetta. Vabbè. Allora, cucciolini e cuccioline, qua è un disastro perché si continuano a perdere le unghie. Facciamo così. Chi finisce questa challenge con più unghie ha vinto. Adesso vi faccio vedere il mignolo di Vanessa e fatemi una risata. Mi sei rifatta il dito, vedete? Hai chiuso il dito nella porta e ti si è gonfiato? Ma è proprio uguale, cioè. Vediamo, anche tu? Vabbè, allora, avete capito? Chi finisce? Fa niente. No. Allora, Vanessa è andata in macchina perché ricorda di averne vista una in macchina più piccina. Il pesce caldino si presenta. Va bene, tu inizi a fare questo. Che spavento! No, ragazzi, guardate Gasper. C'è un problema nei capelli. Ti sei appiccicato? Che cosa? Hai perso l'unghia nei capelli adesso. No, vabbè. Guardate, dov'è? La vedete? No. Io sì. Se stai ferma, la facciamo. Dov'è? Non la vedo più. Eccola qua nei capelli di Anastasia. Aspetta che la prendo, Ani. Eh sì, fa un po' male. Mannaggia, dai, arrivate ragazzi. Rimettiti l'unghia. Sì, no, è impazzito. Allora, sono pallina, un pesciolino. Ok, Ani, non metterti le mani nei capelli se hai questo problema. Hai strappato un capello. Allora, ascoltami, leggi quello che devi leggere, ok? Perché tanto vedo che non hai penne da utilizzare. Quando avrai una penna da utilizzare, allora continueremo col video, ok? Ascoltami, allora, come ho detto ai nostri cucciolini, chi arriva a fine challenge con più unghie ha vinto, quindi Vanessa stai già in svantaggio, poi magari la troviamo. Guarda con attenzione tutti i pesciolini. Allora dobbiamo cercare il pesce pallino, guarda, osserva. Il pesce pallino in base a quello che hai letto. E cerchia il pesce pallino. Ok. Eccola! Ma dai. Vabbè, mettila, dai. Mi sono rifatto un altro dito. Mi piace. Mi piace? Zitto un secondo. Grazie, belle. Vediamo. Schiaccia bene. Vanessa, ma come bevi? Ma che cos'è? Un alieno? Al contrario non so cosa sembra. A me sembra un cuore faccia. Un cuore allora, faccia. Allora, da qui dobbiamo cercare... Proprio un cuore. Dobbiamo cercare il pesciolino, sì. Il pesciolino. Tu devi capire chi è il pesciolino pallino in base a quello che hai letto, pallino. No? Usa bene la penna e non perdere le unghie. Qua c'è un'unghia che si sta staccando. Oh. Secondo te qual è? Ma che ne so, l'hai letto tu, mica io. Vane, hai finito di disegnare? Hai 5 pagine da mamma, fare, dai. Ma tu quanti li vedi? Io li vedo questo. Ascolta, questo, com'è fatto pallino? Come è fatto pallino? È colorato con una piccola macchia sulla coda. Dai, madonna, c'è tanto. Questo. Oh, no, ma si vedeva perché era un cerchio. Anastasia, devi essere un pochino più attenta, Dai Vanessa, su, smettila. Guarda di fare i cuori. Vedo che vi comportate bene con le matite. Benissimo, adesso inizio a fare i compiti. Ci vediamo dopo con la merenda. Ma ne mancano ancora tre. No, quattro. Quattro. Hai perso l'unghia? Fa niente, siete pari tu e tua sorella allora. Ah, peggio di tutte? Vabbè, fa niente, continua a fare i compiti. Poi vediamo se la troviamo e altrimenti a fine gara classificheremo il vincitore. Hai fame? Vuoi far merenda? Facciamo una pausa dai compiti?
quelle che vuoi tu, devi io aprirle. Finito. Amore, tu? Questi, e finito. No, tu sei bravissima, finito. Fammi vedere le unghie. Ci sono ancora tutte? Sì, questo qua l'ho tolto perché mi dava fastidio. Non puoi toglierla, se no ti espello. Mettiti subito l'unghia. Te invece le tue unghie? Quindi fammi capire, tu hai fatto i compiti senza l'unghia? Sei penalizzata di 5 punti. No, no? Merendina anche per te? Riesci a tenere la briochina? Cosa stai mangiando? Adesso ho finito. Hai finito i compiti? Però ti manca una pagina. Hai visto? Eccola. L'hai messa? Tu quanti compiti hai fatto? Pochissimi. Adesso ti do un minuto, dopodiché ricomincio a fare i compiti, eh? Voglio però una cosa. Sì. Voglio finire con il cucchiaino. Però. Non sporco il mare. E non togli neanche le unghie. Ma sei intelligente. Vanessa? 30 secondi. E poi no. Si ricomincia a fare i compiti. Sì, invece. Per me si ricomincia a cortarli. E stasera usciamo con le unghie lunghe? No. A pericena con le unghie lunghe. E se le perdiamo tutte? No. E se le perdete. Ah! Ne ha persa, Vanessa ha perso l'unghia nelle patatine, secondo me sono finite le unghie di Vanessa. Aspetta, fammi cercare. No, non ci credo. Oh, vabbè, io... Dammi vedere con le unghie. Scattura. L'hai trovata? No. State attente perché potreste mangiarvi l'unghia di Vanessa, che non è molto commestibile. L'hai trovata? No, l'altra. Come l'altra? Io vedo queste qua. Prendila. Io ho cacca una. Cosa? Vado? Vai, cioè. Quindi hai perso un'unghia? Eh? Ma scusate, se siete qua e state mangiando le patatine, dove può essere l'unghia? Nelle patatine? Fatemi vedere. Cerchiamo l'unghia di Vanessa nelle patatine. Non c'è. Per me ve la siete mangiata. Ma cosa succede? Io ho trovato due unghie però non riesco più ad attaccarle. Fatemi vedere questo primo round com'è andato. Chi mancano le unghie? A Vanessa? Ho trovato quelle piccoline. Ti manca il mi... Ma dove vai? Cioè trovano le unghie così, mentre io parlo spuntano fuori le unghie. L'hai ritrovata? Ok, quindi a Vanessa non manca nessuna unghia da quello che vedo? Le hai tutte? E amore a te? Manca una che l'avevo trovata adesso l'ho ripresa. Praticamente non è che quella che ha trovato adesso Vanessa? Quindi no. Potrebbe essere. Questo, mi ricordo che c'erano tutte le unghie così, ma mancava quella opaca. A me non mi si attacca più questa. Non ti si attacca più questa. Allora facciamo una cosa, adesso ci andiamo. Abbiamo due le ho perse, ok? Perché due? Perché questa non si attacca più. Ma come no? Allora facciamo che adesso togliamo tutte le unghie. Per adesso vince Vanessa 1-0, anche se mi ha svelato di aver tolto l'unghia prima. Poi ci laviamo. No, no, però anch'io prima ce l'ho tenuta tanto. Infatti, allora siamo ancora pari. Va bene? Una trovata? Era sul libro di scuola. Vanessa, lasciagli. Sono mia. No, me ne tolte due. Ma, visto ragazzi, che... lei è una barona? Visto che state litigando, no, avete perso. Barona, scrivetela nei commenti. Barona. Allora, state litigando perché adesso a te ti manca un'unghia, tu ce l'hai tutte, ma dici no, che quella è la tua. Così, guarda, io gli ho dato una mano per vedere solo quest'unghia qua. E lei ti ha sfilato l'unghia. Mani di velluto. No, ma è mano mia. Ok, va bene, concludiamo quel video. Non ha vinto assolutamente nessuno. No, no. Perché le ho tutte. L'hai trovata? Sì. Vedi che ha ragione Anastasia, allora? Guarda, sei terribile, Vanessa. Anastasia. Adesso lei mi ha toccato la mano e me l'ha fatta cadere una. Vabbè, ma tanto noi stiamo concludendo questo video. Io ho vinto. Ma io ho vinto. No, 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 no. Ma siete pari. Siete... Ho vinto, ragazzi. Ti ricordo... Ah, no, scrivono i nostri cucciolini. Cioè, ho vinto nei commenti. Dove... No. Scrivetelo nei commenti perché io veramente non so più cosa fare con queste due bimbe. Scrivete nei commenti secondo voi se ha vinto Vanessa o ha vinto Anastasia. Fate vedere le mani che vediamo chi ha vinto. Non mi si attaccano. Per forza, hai le mani piene di sale, di patatine, cosa vuoi che ti si attacca? Allora, la prima glitterata nella mano destra, il primo nido nella mano destra è glitterato. Secondo, sempre glitterato. Terzo, bianco con una striscia glitterata, cioè, rosa. Poi sì, il quarto. Io non me l'ho rubata, prima ce l'avevo una glitterata. Oh, Anastasia, quarto, basta, Quarto, un'altra glitterata e quindi un'altra glitterata. Va bene, Vanessa, abbiamo capito che ce le hai. Una qua.
Ma scusami, le avevi adesso tutte? Cosa hai fatto? Una me l'ha rubata lei e una non è vero. Non è vero, ragazzi, me l'ha rubata lei una, poi l'ho trovata là. E senza una. Ma lei me l'ha rubata una! Ma ascoltami! Ascoltami! Ce lo so come te l'ha lei! Anastasia, ascoltami! Ma anche. Ma anche se tu. Facciamo finta. Fammi vedere. Fammi vedere una cosa. Ma anche se te le avesse rubata una, te ne mancano due. Dov'è l'altra? Una te l'aveva rubata prima perché mi ha toccato il limone e poi me l'ha tolto. L'ho detto pure per i miei occhi. Amore, amore. Vanessa? Confessa la verità. No. Vanessa. No, ma io volevo già. Non è vero. Sì. Amore, non ti arrabbiare. Tanto avete vinto tutti e due. E sai perché? No, amore, non ti arrabbiare. No, amore, ascoltami. Ascoltami, non ti arrabbiare. E tanto... Tanto avete vinto entrambi, perché Vanessa, mentre ha fatto i compiti, si è tolta un'unghia e non era fa niente. E non era valido, ok? Quindi siete pari, perché io non ho capito se lei ti ha rubato le unghie. Me l'ha rubata una. Concludiamo il video in pace e armonia? Che dici? Dai, amore, i cucciolini se tu non li saluti piano. Hai trovato l'unghia nelle patatine? No. Veramente? Sì. Prendi una ciotola. Prendi una ciotola. Hai visto, amore? Ma... Vanessa aveva... Hai ragione tu, Anastasia. Perché Vanessa aveva perso l'unghia nelle patatine e adesso l'ha ritrovata nelle patatine. Magari era quella di Anni. Ma tu l'hai vista davvero? Sì. Io di te non mi fido. Se la sto scavando l'unghia che ho visto. Ma non c'è. Ah, eccola, 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 eccola. Quella che Vanessa aveva perso, che diceva di avere... Adesso gliela dai tua sorella. No, non la voglia. Gliel'hai lanciata? Sì. Ma io non la trovo più quella. Una è qua. Ma no, magari adesso non mi si E vede. Una è qua. Ma quella è la mia. Ah, allora ok, grazie, ciao. Vedi, adesso non la trovo più. Quale? Questa qua. Quale? Questa. Ma se ce l'hai in mano? Vero. Comunque dai, prima ne stavo mangiando una. Sentite, tanto non ci ho capito più niente. Secondo me dentro queste patatine ci sono altre unghie. E quindi lasciate un bel like a questo video. Ciao. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo. Presto Anastasia.